Ma chi può essere? Stefano! Allora, Stefano! Signore! Chi ha suonato? Oh, niente! Come niente? Era un malato, veniva per un'operazione. Ha chiesto se il dottore è in casa, ho detto di sì. Ha detto che non aveva più male e è andato via. Ma che imbecille! Comunque, quando non c'è nessuno, si viene e si dice: signore, non c'è nessuno. Ma mi sembrava completamente inutile. Va bene, andate! Lo capisco. Il signore è preoccupato. Eppure gliel'avevo detto che il ballo dell'opera non avrebbe portato fortuna. E poi, se le cose si devono fare, che si facciano come si deve. Cose? Sì, il signore avrebbe dovuto dirmi: Stefano, vado al ballo. Mi sarei messo io nel suo letto. Nel mio letto? Ma il signore non mi fa schifo. Avrei semplicemente cambiato le lenzuola, ma avremmo salvato le apparenze. Ma dove può essere mia moglie? È quello che ci chiedevamo anche noi poc'anzi in fuggita. Fra un'ora saranno 24 ore che ha abbandonato il tetto coniugale. Signore, se le cose potessero aggiustarsi, cercate di aggiustarle. Sì. Per me, fatelo per me. Detesto avere accanto gente di cattivo umore. Io sono un tipo sensibile. Divento subito di cattivo umore anch'io. Ma questo non mi piace affatto. Hanno suonato? Non importa. Ma come non importa? Su! Ma non sempre si può entrare senza che io apra la porta. Per me, signore, fatelo per me. Va bene, andate! Grazie, grazie. Solo una cosa. Tranne che per mia moglie non ci sono per nessuno. Per nessuno? Nessuno, neanche se fosse il Papa. Nessuno. Neanche se fosse il Papa. Mi spiace, signore, il dottore non c'è. Andiamo su, il portinaio mi ha detto che c'è. E a me l'ha detto lui in persona che non c'è, lo saprà meglio del portinaio, no? Bene, allora ditegli che c'è il signor Aubin. E mi ha detto anche, neanche se fosse The Pope, e voi non siete il Papa. No, ma devo assolutamente vederlo a causa di mia moglie. E lui non vuol vedere nessuno a causa della sua. E perché? Questi sono fatti che non dovrebbero uscire dalle mura di casa. I segreti dei padroni appartengono soltanto a loro e ai loro domestici. Ed io, sapete, sono la discrezione in persona. Se voi mi veneste a chiedere, è vero, Stefano, che da qualche giorno c'è burrasca in famiglia, che l'altra notte il dottore non si è ritirato, è cosa ancora più grave, la signora stanotte non è rientrata e siamo qui che l'aspettiamo ancora? Io vi direi, non so proprio di che state parlando, no, no, non è così. La signora Molinò non è tornata a casa. Oh, bella, e voi come lo sapete? Me l'avete detto voi. Io? Ma che faccia tosta. Proprio come mia moglie, dopo lo scandalo di ieri, non l'ho più rivista. Incredibile. Anche la moglie del dottore non è tornata a casa. Se deve essere proprio un male contagioso. Ma non può durare. So che deve venire qui. Così ho avuto l'idea di venirci anch'io. So che dal dottore ci viene a quest'ora. Ma sappiate che per vostra moglie, come per chiunque altro, oggi la porta rimarrà chiusa finché il signore non ritrova sua moglie. Scusate, hanno suonato. Non c'è che dire. Dovrò avere una spiegazione con mia moglie. E ne grandi conoscere Rosa, ecco tutto. Signore, prego di andarvene. Sono proprio loro, le signore. Quali signore? La signora Molinò e sua madre. La moglie del dottore, è davvero fortunato lui. E ritorna la sua. Il signor Molinò, andate a dirgli che sono qui, sono io, la signora Greville. Vado, sarà molto contento, vado su. Ma sono affari suoi, ma una cosa mi stupirebbe. Sua maestà, la signora Greville, ma non è chiaro. Scusate, signora, ma voi non siete che la... Che cosa non sono? La regina di Groenlandia. Io la... Mi sta tornando le zene. Oh no, ma allora ho preso lucciole per lanterne. Che? No, no, non intendevo dire questo. Immagino che dobbiate parlare con il dottore. Mi ritiro. Signore? Signore? E tu, mi raccomando, nessuna debolezza. Non abbiate timore, mamma. Ivo,
Ma finalmente, che agitazione mi ha messo! Guarda là, signore! Non fatevi illusioni sul motivo della nostra presenza qui. Pensavate che la faccenda finisse così? No, conosco i doveri che mi sono imposti dalla mia condizione di madre. Caro genero, se così posso dire, vi riporto vostra moglie. Cara sua, sarà che bel gesto. Non è come pensate voi, indietro. Abbiamo riflettuto a lungo, mia figlia ed io, ed ecco quel che abbiamo deciso. Perbacco, se vostra figlia vi ha dato retta, c'è poco da stare a lei. Tra voi e vostra moglie tutto è finito. Ecco. Avevo deciso in un primo tempo che mia figlia dovesse vivere con me. Per questo abbiamo passato la notte al Grand Hotel, camera 432, quarto piano, verso la piazza. Ma poiché non conviene esporsi ai commenti della gente, per salvare le apparenze mia figlia vivrà sotto il vostro tetto. Sì, ma benissimo. Ed io abiterò con lei. Cosa? Beh, per essere il suo consigliere, il suo difensore. Benissimo, sarà divertente. Ah, vivremo per conto nostro, dividendoci a metà l'appartamento. Da questa parte gli uomini, da questa le donne, qui zona promiscua. Sì, per parlamentare. Ecco come intendo regolare la nostra esistenza e portare la pace in famiglia. Andiamo, è pazzesco, ma non è possibile. Ma che cosa mi si rimprovera? Dillo di voi, che cosa mi rimproveri? Io? Non rispondere, Volete lasciarla parlare? Contegno, signore. Ma come? Avete il coraggio di chiedermi che cosa vi rimprovero? Sì, è il coraggio. Non ho parlato con voi. Prima di tutto vi prego di parlare più garbatamente con mia madre. Va bene, ma lo faccio per te. Beh, allora? Ma come? Vi sorprende in una sartoria, in intimo colloquio con una donna, mentre la stringetti e fa le braccia? Scusa, non era mia. Chi? La donna? Me l'avevano consegnata. Ah sì? Ed è per questo però che la stringevate fra le braccia? Beh no, se avessi guardato bene non la stringevo. Vi dico che la stringevate e lei stava male. Ah, stava male, vedi? Ma questo ti dimostra sufficienza che... Ma figlia! Voi correte dietro alle sardine. Ah, me le presentate come clienti? Ma no, che c'entra? Questa è un'altra faccenda, non confondiamo. La donna che avete visto è la signora Aubin, la moglie del signor Aubin. E l'altra... E che cos'era l'altra? La moglie di chi? Del signor Aubin. Ah sì, allora è Bigamo. Certo! Ma no, che mi fate dire? Siete voi che fate confusione, di che cosa impicciate? Non sono affari che riguardano. Come sì. Che mi impicciate? Sì, vi mischiate nelle nostre faccende private. Non ho sposato voi, mi pare. Dunque, devo rendere conto solo a mia moglie. E non ho certo bisogno del vostro aiuto. Ma non sperate che vi lasci solo con mia figlia? Figuriamoci, questa povera bambina è nelle vostre mani. Ma, insomma, ho detto che voglio parlare da solo con mia moglie. Ne ho diritto, mi pare. No! Mamma, accordate di quello che chiede, che così non avrà nulla da rimproverarci. Ma io ti conosco, ti lascerai abbindolare. Tranquilla, tranquilla, mamma. Ah, e sia, vi lascio. Non potrete dire che non ci metto buona volontà. E tu non cedere, sai? Questa povera bambina, se non ci fossi io, si sarebbe già riconciliata. Ma... Ascolta, Egon, dimentica per il momento di avere una madre, va bene? Credi a me piuttosto, quelle due donne sono un segreto del signor Aubin, non mio. Io non le conosco nemmeno, quando ti dico che sono due casi clinici. Due casi clinici, mi hanno chiamato in quanto medico per un caso molto particolare di medicina comparata. Sai, ci vogliono degli studi speciali, roba scientifica, non ti posso spiegare, ma ti assicuro che ora tutto è finito, capisci? Mi hai sorpreso mentre facevo un'esperienza, un esperimento a dar male e ho lasciato perdere. È facile parlare ora. Ma avete finito? No! Quando avremo finito vi cadremo! Ma tu non la diretta, sai? Tranquilla. Ascolta, Evo, ti assicuro che tutto quello che ti ho detto è vero. Se potessi credervi. Ma credetemi comunque. Sarebbe così bello aver fiducia, ma non posso. Voi sicuramente mentite. Ma che cosa ve la fa credere? La mamma. La mamma? Vostra madre, la vostra buona mammina. Ma non ha una buona ragione la vostra mamma. Non avreste il coraggio di giurare per convincere la mamma? Giurate che dite la verità. Giuro che la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Ah, allora la donna con la quale vi ho visto non la conoscete? Insomma, se mi vedi ancora con lei ti permetto di pensare qualunque cosa, va bene? Mi perdona. Sì, ma eri più tardi quando la mamma è andata via. Un abbraccio almeno. Beh sì, questa è un'altra cosa. Piccolo amante di una moglie del dottore. Sei un angelo. E voi però non farete come l'altra volta, la notte scorsa, eh? Invece di passarla qui da bravo, dove siete stato? Dovrete spiegarmelo. Non avrai più nulla da ricordarmi. Mai più. Invece vi rimprovero. Io sono un cattivo marito e non amare vostra moglie. Ma
Ma sei tu che non è il tuo marito. Questa voce nuova. Ehi, sono qui, arrivo adesso. Non ho sentito niente. Vi presento la signora Molino. So tutto, ho visto benissimo. Vi faccio i miei complimenti, vecchio sadivo. Che cosa? Ma a parte questa, avete incominciato a occuparvi di noi? Sì, sì, certamente. Avete iniziato il vestito di mia moglie? Ma parliamo d'altro, siete stato alla camera questa mattina? Vestito? Quale vestito? Niente, è una stadia. No, un vestito igienico che ho fatto per sua moglie. Igienico? Sì, un vestito omeopatico con dentro l'elettricità, sai, è sempre una roba scientifica, non ti posso dire. Non ci vedo chiaro. Ma io non metto il testo per te. Tu le dame tu davanti a me, ma non ha alcuna discrezione. Ma non diventare sospettosa, tu devi credere e fidarti soltanto di me. Capisci perché io non amo non amerò che te, questo ti deve bastare. No? C'ero il marito! Signor Picco! Signor Picco! Qui davanti a tutti! Signor Picco! Ti amo! Questo è il colmo! E l'altro che non fa una piega! Signor Picco! Guardate che sono qui anch'io, Ma che cosa c'è? Oh, buongiorno! Come dite buongiorno? Buongiorno! Tutto qui! Ma signor Pinco! Pinco? Perché mi chiama Pinco? Credi che mi abbia chiamato, è possibile? È così maleducato! Però mi sembra che la mamma ti chiami. No! Sì, la mamma ti sta chiamando, andiamo, andiamo a trovarla. Ti sta chiamando, a più tardi, a presto. Ma è un cinico! E voi non dite niente? Ma di che? Di niente. E poi sbaglio o li abbiamo disturbati? Sì, sì. Sono io che secolo viviamo. Sono così graziosi. Oh, graziosissimi, graziosissimi. Sentite, io non sono un tipo bigotto, ma non sarebbe il caso che voi sorvegliasse un po' di più vostra moglie? Mia moglie? Sì. Ma che uomo scombinato. Diamine, datemi il tempo, l'ho appena ritrovata ieri. L'avete ritrovata ieri? Sì. Ma perché parla sempre di mia moglie? Forse voi sapevate che mi aveva piantato? Pensato? No, un soldato. Ah, pure! Mio caro, la cercavo da un sacco di tempo. E ieri, quando me non aspettavo, tracchete te la ritrovo! E nelle braccia di chi? Ma del signor Pinco, la tua moglie. Del signor Pinco, esattamente! Ma voi come lo sapete? Ah, non è difficile indovinarlo! Pensate, quando mi ha visto, per la felicità. Oh, mi ha dato uno schiaffo così staccato e sono contento! Non mi meraviglio affatto! No, si meraviglierà il signor Molinò quando gli presenterò mia moglie. Forse era più o meno sono riuscito a convincerla. Buongiorno, mi dispiace se prima vi avevo trattato con poco riguardo. No, non vi preoccupate. No, ma siete ancora qui. Vi devo parlare. Scusate. Vi preoccupate per me, fate pure. Ma si tratta di cose personali, scusate, per favore. Benissimo. Vi dico, aspetto mia moglie. So che deve venire qui e siccome non l'ho più vista da ieri... Ah, caspita. Avete detto? E niente, ho detto, ah, caspita! Ebbene, anch'io ho detto, ah, caspita, ma non è servito a nulla! Ma come faccio a fargli mandare giù la storia di Mosa? Non saprei. Un'idea! Spero che voi però non vogliate contraddirmi. No, no, via, fra voi. Dirò... Dirò che Rosa è la vostra amante. Benissimo. No, non è possibile. Ma che cosa importa? Lo saprà soltanto lei. Grazie tante, mi basta. Ma signor Pinco, signor Pinco. Sì, vi dico, non è possibile. Cercatevene un altro, no? Un altro? E chi? Non saprei. Lui. Lui? Ma non credete che la signora Munino possa dire qualcosa? Cosa volete che gliene importi? Dio mio, che morale. Comunque per me va benissimo, se magari il signore... Scusate, il signore mi deve chiedere una cosa. A me? Sì, vorrei chiedervi un grande favore. A me? Sì, sì, grande, immenso. Oh, ma il fatto che siamo alla fine del mese, oh, Dio... Oh, ma non vi costerà nulla, su via, non vi preoccupate. Ma allora, dite! Sapete, in questo momento non sono in buona con mia moglie. Mi ha sorpreso con l'amante, voi capite? Ma è sciocco! Sì, è stupido! In breve, mia moglie viene qui fra poco, sì. Voi la conoscete, sì. Dovreste dirle che siete l'amante della signora di Sant'Enigrese. La signora di Sant'Enigrese? Mia amante? Sì, oh, signore! Oh, bene, sì, questa sì che è un'idea! È vero! Ma non mi piace! Oh, non volete mica dirmi di no? Proprio così! Oh no, accidenti! Accettate! È presidente di molte società in formazione, potrebbe avere bisogno di immobili. Ah sì? Ah, ma allora accetto. Davvero? Ma mi costerà di nulla.
Ma ve l'ho detto, no? Assolutamente. Sentite, sentite, Alizio, che siamo amici. Questa sera Santi Negre è graziosa, eh? Oh, molto graziosa. Ed è una negrona? Eh sì, abbastanza. Oh, è una cocotte allora. Oh sì, ma molto per bene. Sapete, io qui ho il suo ritratto. Fatelo vedere a mia moglie e per rendere più verosimigliante la cosa. La signora Obelli. Signore, nascondete il ritratto. Buongiorno, cara signora. Buongiorno, Susanna. Voi qui, messie, non ho che da ritirarmi. Ma Susanna, Susanna, ti giuro che sono innocente, suppia. Lo direte al tribunale quando sarà il momento. Al tribunale? Ma neanche per sogno. Tutto questo è frutto di un equivoco. Tu mi hai sorpreso con un'altra donna, è vero. Ma la verità è che questa donna non è mia. La verità è che è del signore. È vero? Ah, sì, sì, sì. Lo vedi, lo vedi? Non ditele a me certe cose. Non siete crudele, signora. Ma, su via, Susanna, ti giuro che ti sei ingannata. Mostrate la foto, su, è il momento, su. Mostrate. La signora Bassinet. La signora Bassinet. Oh, la mia adorata. Dove? Oh, no, la mia adorata. Ma anche di mio marito. Cara. Signore, permettetevi presenti, la mia adorata. Cielo, Rosa, che guaio! Che cos'è? Permettetevi, presento la mia adorata. Rosa, meglio tagliare la corda. Ma osando. Non sono molto educati, eh? Non batarci, è la sorpresa. Vieni, vieni. Signore, vi presento via. Madame, non vi conosco ancora. Ma forse la signora non ha capito bene, perché sai, le volte è successo. Oh, la padrona di casa. La padrona di casa, voglio presentare. Oh, di nuovo, vedo che continuiamo con quel vostro mestiere. Questo passa veramente ogni limite, no, però, non preoccupare, mi capita sempre così. E voi non dite niente? Io, sì, no, sì, aspetta un attimino, vado un attimino di qua e vengo subito, Disgraziata, venire qui in casa mia, ma sei matta? Perché io sono qui con mio marito. Tuo marito? Ma dove? È lì, è Bassinet, mi ha ritrovata ieri. Bassinet? Ma che mi chiama? Eccomi qua, sono pronto. Che volete? Niente, niente, Bassinet, niente. Rosa, mia moglie è qui, niente scandali, Bassinet! Adesso comincio veramente a seccarmi. Ma sei troppo? Ti mancava solo di portare in casa le vostre sardine. Ma quale sarda? Ma non maniera questa? Dove? La signora? Io? Ma no, la signora! Mua! Se ti piace con il tè, sta cercando? Scusate, ma la signora è mia moglie! E la signora è la mia, vi prego di guardarvi sempre con molto rispetto. Sua moglie? Esattamente! Sua moglie, io gli ho dato il ritratto! Scusate, prendetemi la foto, presto, prendetemi la foto! Giusto, 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 giusto! No, no, non la guardate! Perché non so, serve, perché no? Guardate, assomiglia tutta a mia moglie. Ma no, assolutamente, ha il naso tutto diverso. Ma che no, cosa mi dice? Sì, non è mia moglie. Questa no, non ha abbastanza. Ma come? Ma cara, guarda te allora, è tutta, ti assomiglia completamente, guardala, guarda. Siete veramente cattiva, ma guardatemi. Oh, è vero, non ti assomiglia affatto. Ma allora è tutto vero. Ma te lo ripeto da nuova. Ma allora mi perdonate? Sì, ti perdono, mon mio. E anche voi mi perdonate? Non chiedermi perdono, sarebbe troppo. Ma come sono stupidi. Per fortuna ci sono qua io, altrimenti questi due domani ricominciano. Oh, maritino mio. Marito? Ma allora il dottor Mulino? Ma è lui, non per Diana, imbecille! Ma pensavo che facesse il sabato! Silenzio! L'ho fatto per procura! Mia zia faceva la santa! La santa? Della santa! Non vi ho ancora raccontato!